Buongiorno a tutti, questo video in realtà un bel pezzo è stato girato ieri, pensavo di finirlo e di pubblicare tutto ieri, infatti è due giorni che non ci vediamo, scusatemi, come vedete in taxi, perché appunto stiamo andando a consegnare le nostre opere d'arte, dai, le autodefinisco così, i dolci, alla Casa della Pizza, sì, posso dirlo ufficialmente, è proprio alla Casa della Pizza, davanti a Scuola di Natalì, a Verità con Carlo, davanti praticamente alla Maria Castriglio. Ora vi facciamo un po' vedere sia l'antefatto e sia la conclusione. E io c'è una che cola. Eh sì, Natalì sta portando poi lì invece l'impasto ancora da cuocere del ciambellone, perché il forno ce l'hanno là, non ce l'abbiamo noi a casa, quindi quello lo cuciniamo là. Vi lascio quindi all'antefatto di ieri e poi vi faccio vedere il seguito oggi. Ciao a tutti amici, come vedete che siamo nelle retrovie, mi sto prendendo gli ingredienti perché andiamo a casa a preparare tutto quello che si può fare in casa e non qua, poi si cuoce in forno, perché dovete sapere che appunto i miei dolcetti a quanto pare sono andati proprio alla grande, è finito tutto, quindi oggi si riparte con la produzione. Wow, bravissima! Erano buoni insomma i miei dolci, vero? Devo dire che per il figlio di Chantal e Leonardo, poi altri bambini, non ci ho parlato, ma insomma le cose sono finite, ma pure il figlio di Chantal mi ha fatto proprio veramente dei complimenti supersonici, mi ha detto che le mie crostatine erano troppo buone, troppo belle, tutto quanto, quindi insomma questa cosa mi sta appassionando e diventando da morire, ma da lì che ve lo dico a fare, quindi stay tuned, come si dice, perché vi farò vedere che facciamo. Tornata a casa, immersa negli ingredienti, la prima cosa che ho fatto, perché si fa super veloce, però deve stare un po' in frigo per compattarsi, sono le palline ciocco cocco, che spero arrivino integre lì, perché non vorrei che qui qualcuno se le mangia tutte prima che le portiamo lì. Chi? Mi chiedi pure chi se le può mangiare tutte. Te ne do qualcuno intanto? Sì. Ecco le prime creaturine qua, le palline al cocco, che Natalì praticamente se ne è già mangiate la metà, dovrò farne altre. Ci andiamo a fare una piccola pausa caffè insieme a Chantal, mentre anche le basi delle cheesecake si stanno un po' così condensando e solidificando. Ecco qui le creaturine. Allora amici, vi devo ammettere che è stato un lavorio talmente intenso e intensivo che adesso ci rivediamo, che è notte, ieri nemmeno ci siamo visti, ogni tanto questi gap, ma è per una buona causa, perché guardate un po', mousse alla Nutella, i tiramisù, che ovviamente va messo il cacao all'ultimo momento sopra, le cheesecake che avranno sopra tanta bella fruttina, tante palline, cioccolato e cocco, e se dico tante non è per dire, le ho dovute rifare perché della prima ondata Natalì se ne era mangiate tipo la metà, sembra tutto, no sembra, abbiamo assaggiato tutto, perché chi fa sul serio assaggia, e poi è piacevole, tutto veramente buono, soddisfatte. Le uniche cose che mancano, che non potete ancora vedere perché saranno da cuocere, sono crostata e ciambellone, però mi andava di farvi vedere un po' di queste cose fatte. E in finale eccoci qua, le nostre belle cheesecake, i tiramisù, le mousse alla Nutella, e dobbiamo ancora invetrinare le palline cocco cioccolato e mettere al forno il ciambellone. Ecco anche le palline! A questo punto andiamo a infornare il ciambellone, vi faremo vedere pure quello. Se per caso qualcuno di voi vive qua o passa di qua, la Casa della Pizza, Avenida Juan Carlo I, ci sono i miei dolci, quindi potrete assaggiarli e dirmi se vi piacciono.